Amici di Triatleto, sono venuto a trovare il mio amico Federico Balconi dell'associazione Zero Sbatti, come si evince anche dalla bellissima bandierina. Sono nel tuo studio, Sì. glielo diciamo per chi non sa, e ti occupi con questa associazione di tutelare, no? Di raccontare. Stiamo cercando di fare cultura, ormai credo che siamo arrivati al secondo anno di Sì. collaborazione, giusto? Tra le tante cose che leggo, io ogni tanto segno e dico: questa cosa la devo chiedere a Federico Balconi, ma perché in Italia non è obbligatorio il casco? Questa è una bella domanda. Cioè, perché tra l'altro io penso sarebbe anche un bel business. Allora, secondo me, io mi sono fatto un'idea, chiaramente partiamo dalle nostre statistiche, dai nostri dati, perché noi trattiamo tanti incidenti e nelle foto che quotidianamente vediamo che ci mandano gli infortunati o che leggiamo nei verbali dove le forze dell'ordine chiaramente Certo, recepiscono tutto certo. quello che c'è sul luogo del sinistro, vediamo tantissimi caschi rotti o addirittura aperti in due, Questo vuol dire che il casco ha con vite funzionato, salvate. certo. Perché l'esito in quei casi, qualora non ci fosse stato il casco, sarebbe stato sicuramente drammatico. E devo dire che il casco è per lo più utilizzato, perché noi abbiamo pochi casi di incidenti di ciclisti che non avevano il casco, quindi lo leggiamo rarissimamente che non ci fosse questo Però non è dispositivo. obbligatorio. A te non capita di andare in Brianza o andare a pedalare e vedi ancora gente senza No, ti casco? dirò di più. Allora, più che i ciclisti sportivi che lo stanno piano piano assorbendo, sono i ciclisti cittadini, che probabilmente per il fatto di andare a una velocità meno sostenuta ritengono che il Che non sia pericolo indispensabile. è invece è proprio il cadere da un'altezza, cioè la bici è un mezzo che ti catapulta Sì, a terra. ma poi dai, il casco, ragazzi, ormai con la tecnologia che c'è e i materiali sono Ma sono leggerissimi, anche bellissimi, sono belli, proprio belli. arredano, come si dice in gergo. Adesso voi non potete vedere, ma Federico ne ha tre qui Sì. sul suo armadietto. Ma tra l'altro, scusami, perché secondo te si tenta di omologare il monopattino e per esempio il bike sharing, che è un utilizzo cercato, voluto dai comuni, non viene regolamentato anche quello con l'obbligo del casco? Ma mi sembra un controsenso Allora, pazzesco. la mia idea è Cioè si parla che di sicurezza e poi tu che mi obblighi, cioè che mi obblighi, che mi affitti la bici per usare in città, non mi dai il casco. allora, secondo me la cultura del ciclismo in Italia stenta a decollare, no? Si parla tanto di mobilità sostenibile, delle due ruote, però poi vedi che ci sono tante frizioni proprio con chi si oppone a questo cambiamento. Quindi culturalmente, secondo me, non siamo pronti a utilizzare la bici come mezzo proprio alternativo, perché Però io torno lì perché lo so che l'argomento è: ma se il casco diventasse obbligatorio, sarebbe un business ulteriore per il mercato, per i produttori, insomma, ma per tutti, o secondo me no? quello che si teme dall'altra parte è che invece questo disincentivi l'utilizzo della bici e quindi Ho che faccia capito. bene da una parte e male dall'altra. Però la sicurezza non può diventare un paradosso, no? L'abbiamo Esatto, reso esatto. obbligatorio anche negli anni 70, si andava con le moto di grossa cilindrata Beh, io e senza te andavamo casco. senza Cioè, casco. motorino, noi senza casco. Il giorno che l'hanno obbligato, un po' mi ha storto il naso, però poi... Tu oggi saliresti su una moto No, senza, cioè no, io non salgo sulla bici senza casco, figuriamoci. Io anche sui rulli, figurati. io anche sugli sci per dire, però Ah, assolutamente, ecco, anche lì non è bravo. obbligatorio, solo ai Ma non è minorenni, obbligatorio. no. Quindi voglio dire, Non vabbè, ci siamo questa sul ancora. Ah casco me la sono segnata perché è no, una ma cosa noi che la dobbiamo promuovere questa cosa. provocatoria, però so che è molto importante. Io vorrei tanto Potremmo capire. mettere sulle bici, come se fossero i pacchetti di sigarette, quali sono le conseguenze di una Bravo, caduta anche a bassissima bravo, velocità, l'impatto che hai sull'asfalto quando non utilizzi il casco. bravo. Questo forse potrebbe costituire un segnale forte. Vedi che quando ho un dubbio vengo a te e faccio bene? Sì, certo. E voi cosa ne pensate sull'utilizzo del casco?